Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle caratteristiche delle strutture egocentriche. Ho detto nel video precedente che le strutture egocentriche nascono come meccanismo difensivo. In realtà la persona tende a chiudersi in se stessa, egocentrismo di fatto significa questo, come meccanismo di difesa a un conflitto vissuto con entrambi i genitori. Un conflitto vissuto con un genitore e un tradimento subito dall'altro genitore. Questo fa sì che la persona non abbia più riferimenti esterni, perché il bambino a quel punto lì non ha più riferimenti esterni e per forza deve rivolgersi a se stesso fondamentalmente. Questo però lo porta a sviluppare anche, come dire, una diffidenza nei confronti di se stesso, non essendo stato in grado di conquistarsi nessuno dei due genitori fondamentalmente. E quindi la struttura egocentrica, oltre a essere chiusa in se stessa, tende a vivere anche una diffidenza nei confronti di se stessa, cioè nei confronti delle proprie capacità di interagire positivamente con gli altri. Ed è per questo che tutte le strutture egocentriche hanno diciamo, un fondo di insicurezza. Ciò che caratterizza le persone egocentriche che vogliono essere al centro dell'attenzione fondamentalmente è un'insicurezza, una diffidenza nei confronti di se stessi e questo genera varie problematiche perché possiamo diffidare di tutti, ma quando iniziamo a diffidare di noi stessi, diciamo che non riusciamo a raggiungere ad esempio spesso molti obiettivi, non tanto perché non saremmo in grado di raggiungerli, quanto per il fatto che non crediamo di essere in grado di raggiungerli. E siccome le cose che accadono sono le cose che crediamo possano accadere, cioè se qualcosa crediamo che non possa accadere, sicuramente non accadrà, o se accadrà, magari neanche ce ne renderemo conto del fatto che sia accaduta in alcune situazioni, non prenderemo atto del fatto. Quindi un'altra caratteristica delle strutture egocentriche è l'insicurezza, l'insicurezza in se stessi fondamentalmente. Anche se questa insicurezza viene molto nascosta perché viene mascherata proprio dall'egocentrismo, quindi le persone egocentriche tendono a apparire sicure, apparire diciamo, avere la necessità di essere al centro dell'attenzione, appaiono con un ego ipertrofico fondamentalmente. Ma andando a scavare, quello che risulta è poi essere una struttura molto insicura. Esistono due tipologie differenti di strutture egocentriche, a seconda del sesso del genitore che ha messo in atto il tradimento, perché abbiamo detto che le strutture egocentriche si manifestano quando quello che era definito il genitore buono, fondamentalmente, a un certo punto tradisce le aspettative del bambino. E questo tradimento fondamentalmente può essere messo in atto o dal papà o dalla mamma. Quindi esistono strutture egocentriche materne, cioè su tutte le persone che hanno vissuto un tradimento da parte di madre, e tutte le persone egocentriche paterne, cioè quelle che hanno vissuto un tradimento da parte di padre. E in questo caso diciamo che la diffidenza si manifesta anche verso il genere del genitore che ha tradito, perché è ovvio che quando una persona subisce, tra virgolette, un tradimento, la risposta immediata è diventare diffidenti verso quella persona che ti ha tradito e per estensione verso il genere della persona che ti ha tradito. Che è stato tradito dal padre, svilupperà diffidenza sì verso il padre, ma contemporaneamente anche diffidenza verso gli uomini. E viceversa, chi è stato tradito dalla madre svilupperà, oltre alla diffidenza verso la madre, per estensione di genere, anche la diffidenza verso le donne. Ecco quindi che qua va anche un po' a influire il sesso di appartenenza della persona, perché se io sono maschio e sono diffidente verso le donne, che sono il mio oggetto di desiderio, maschio eterosessuale intendo, è ovvio che interagirò in modo non, come dire, in modo non lineare, ci sarà sempre, diciamo, nella relazione con la donna il dubbio di fondo che possa mettere in atto un tradimento. Allo stesso modo, se sono femmina e sono stata tradita dal padre, svilupperò la diffidenza verso i maschi, la diffidenza verso il maschio che si manifesterà anche in questo caso in avere sempre il tarlo nella testa che ogni volta che ti relazioni con una persona,
questo in qualche modo possa riperpetuare quel tradimento originario vissuto dal padre, fondamentalmente. Quindi la diffidenza è di questo genere. D'altra parte, se sono maschio e sono stato tradito da mio padre, quindi divento diffidente verso gli uomini, qua il dubbio del tradimento ce l'avrò che tutti gli amici, tra virgolette, o le persone, i maschi con i quali interagiscono, possono andare a insidiarmi. La compagna, la donna, la moglie, la fidanzata, eccetera. O comunque mettermi i bastoni tra le ruote tra me e i miei oggetti di desiderio. Allo stesso modo, se sono femmina, tradita dalla madre, svilupperò la diffidenza verso le altre donne, quindi temerò sempre che altre donne possano in qualche modo insidiarmi, il compagno, il marito, il fidanzato, oppure l'amante, o chi per esso. Quindi queste sono le caratteristiche fondamentali, diciamo, e le differenze delle strutture egocentriche. Approfondirò poi in altri video questo concetto perché le strutture egocentriche sono veramente un mondo molto complesso che richiede tutta una serie di approfondimenti. Ciao a tutti, al prossimo video.